Grazie della vostra partecipazione, di essere qui tutti con noi. Io direi di iniziare un po' questa comunicazione, questa condivisione di questa importante giornata in modo un po' particolare e chiederei qualche minuto di silenzio per entrare in sintonia con il rumore bianco primordiale delle acque del MIS, e magari se nel nostro intimo, in questa breve pausa di silenzio, riusciamo a mescolare questo rumore bianco con i sospiri, i passi, i volti delle tantissime cittadine e cittadini che ci hanno accompagnato in questo cammino, e con un particolare riferimento e anche una particolare memoria a coloro che per diversi motivi non possono essere con noi in questo pomeriggio. Penso a Luca, a Tina, a Renzo, a Ricky, non ultimi Virginio Rotelli, che ha voluto dedicare il Piramio San Martino alla Valle del Mis, e a Roberto Preden, presidente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, una persona che noi non conosciamo ma che sicuramente ha difeso il diritto all'ambiente, il diritto di queste comunità. Questo rumore, se lo volevano negare, così come i volti e l'impegno di tante persone. Allora, quello che è accaduto in Valle del Mis noi riteniamo sia qualcosa di enorme per i valori anche non detti, ambientali, sociali e direi anche etici che tutta questa vicenda comporta. Una vicenda che merita di essere da episodio singolo a divenire memoria di una comunità, per evitare che altre cose simili possano accadere. Questa vicenda ci ha insegnato alcune cose. Innanzitutto la necessità e la spinta a indignarci sempre di fronte alle ingiustizie e anche a essere intrepidi. Come si può ricercare la verità o accarezzare l'amore senza essere intrepidi, ci diceva Gandhi. Amare ciò che si sta facendo, amare questi luoghi con la riflessione che con il cuore e con la riflessione, per costruire comunità e fratellanza, e questo penso sia l'elemento di unione indelebile che questo passaggio, che queste iniziative, che queste mobilitazioni hanno rinforzato tra di noi. Resistere per cambiare sino in fondo, senza cedere mai. Gramsci diceva che arrivare insieme alla verità è azione rivoluzionaria. Insieme abbiamo stabilito una semplice verità, una verità che era già chiara e limpida già nel 2008, quando assieme al parco, in regione, al Ministero dell'Ambiente, avevamo detto delle cose molto chiare e molto semplici: che questi interventi non si potevano fare, che questi interventi erano in contrasto con le norme del piano del parco, con la legge quadro sulle aree protette. E invece l'arroganza, la distrazione, la superficialità, la collusione di chi voleva fare profitti in questi luoghi, di chi doveva vigilare e non ha vigilato, di chi doveva controllare e non ha controllato, hanno determinato questo scempio e queste ferite a questa valle. Divieto assoluto di modificare il regime delle acque in un parco, dice l'articolo 11,3 della legge quadro sui parchi. Divieto di costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio all'interno di una zona di riserva generale orientata. Articolo 12 della 394. Le utilizzazioni produttive tradizionali compatibili con queste aree vanno identificate con le attività agro-silvopastorali
per cui resta ineludibilmente esclusa da tale attività un'attività imprenditoriale tesa alla produzione di energia elettrica. Queste cose erano scritte nella legge, erano scritte in modo semplice e in modo chiaro. Queste cose ha ribadito la Corte di Cassazione e sono state negate da tutti gli organismi che dovevano controllare finora. L'Avvocatura dello Stato, per conto del Parco e dell'Autorità di Bacino, scrive nel suo ricorso contro di noi: la legge non pone un divieto assoluto di modificare il regime delle acque. L'attività di trasformazione dell'energia cinetica dell'acqua dei torrenti montani in energia elettrica può essere considerata come una utilizzazione produttiva tradizionale e può essere realizzata in una riserva generale orientata anche mediante una nuova costruzione. Esattamente il contrario di quello che oggi la Corte Costituzionale riconosce. E quindi con le nostre iniziative, con la nostra lotta, con la nostra mobilitazione possiamo anche dire che abbiamo ridato credibilità e coerenza, senso e ruolo al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, alle Dolomiti UNESCO e abbiamo portato alla luce e chiediamo di fare luce su meccanismi e responsabilità autorizzative della Regione Veneto, della Commissione, delle varie commissioni, del responsabile territoriale della regione che di fronte a milioni di telespettatori a Report ha detto che non gli risultava che la regione Veneto avesse autorizzato un intervento all'interno del parco nazionale. Abbiamo ridato anche credibilità alla legge quadro sui parchi che stabilisce un principio fondamentale, che l'ambiente e la natura hanno un diritto in sé, indipendentemente al di fuori degli usi strumentali che possano essere attivati. Abbiamo ridato senso agli usi civici grazie al comitato di cittadini e di queste frazioni che si sono impegnati per la difesa di questi usi, di beni collettivi e comuni che vanno oltre la discrezionalità delle decisioni, delle istituzioni, degli enti locali. Quando la Val Sabbia ci ha chiesto un risarcimento ai firmatari del ricorso di 1.300.000 euro, 200.000 per le spese di progettazione e lo ha motivato con questa motivazione testuale: lucro cessante, vale a dire che attraverso la nostra presa di posizione, attraverso le nostre iniziative avevamo evitato che loro attivassero un'attività lucrosa su questi beni e siamo orgogliosi di averlo fatto. Quando siamo stati convocati dalla Val Sabbia ci è stato detto: ma perché vi impegnate tanto per questa valle? In questa valle non c'è niente, in questa valle non c'è niente. Ecco, è esattamente questo niente che noi rivendichiamo, questa dimensione intima di valori rilevantissimi, di emozioni, di profumi, di sguardi, di paesaggi, di emozioni che le parole di Dino Buzzati così citava. Esistono da noi valli che non ho mai visto in nessun'altra parte, identiche ai paesaggi di certe vecchie stampe del romanticismo che a vederle si pensava, ma è tutto falso, poi come questi no, ma è tutto falso, posti come questi non esistono, invece esistono, con la stessa solitudine, gli stessi inverosimili dirupi, mezzi nascosti dagli alberi e cespugli pencolanti sull'abisso e cascate di acqua e sul sentiero un viandante piuttosto misterioso. Meno splendide di certe valli trionfali dolomitiche, recinte di candide crode, però più enigmatiche, intime e segrete. La valle del Mis, per esempio, con le sue vallette laterali che si addentrano in un trico di monti selvaggi e senza gloria, dove se no passa un pazzo ogni 300 anni, non allegre se volete, alquanto arcigne forse e cupe, eppure commoventi, per le storie che raccontano, per l'aria d'altri secoli, per la solitudine paragonabile a quella dei deserti. Ecco, è esattamente questo niente che altri non riescono a vedere che ci ha impegnato, ci ha mobilitato, ci ha fatto far crescere come comunità intransigente e ricca di futuro e ricca di prospettive anche per le altre comunità che sono chiamate adesso a prendere posizione di fronte all'attacco che avviene in tutte in cento oltre 100 corpi idrici della nostra provincia. È questo impegno semplice ma irrinunciabile che ci ha motivato e rispetto a questo saremo altrettanto intransigenti nel prossimo futuro, sicuri che questo sarà soltanto un primo passaggio,
una prima vittoria. Adesso noi chiediamo che questi luoghi che sono stati così feriti vengano riportati alla loro naturalità originaria, che chi ha commesso errori debba pagare per gli errori commessi e debba assumersi la responsabilità di questo squarcio. Chiediamo che la strada della Valle del Mis venga messa immediatamente ripristinata al transito per permettere ai cittadini di questa valle di fruire delle loro attività, di svolgere la loro vita nel pieno della sicurezza e della tranquillità, di poter essere protagonisti anche in futuro della difesa di una valle che rappresenterà un punto di riferimento per le lotte ambientali di questo territorio. Intanto vorrei ringraziare tutti quelli, io sono il rappresentante di comitati degli usi civici, vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto e aiutato ad andare avanti in questa lotta che non, francamente non speravamo più si concludesse in questa maniera. Siamo contenti del risultato raggiunto, le nostre forze, noi abbiamo avuto un grande sostegno anche locale. Sulle assemblee, le assemblee che abbiamo fatto sono sempre state molto gremite, l'argomento era interessante, interessava a tutti e quindi contenti e basta, grazie a tutti. Adesso speriamo solo che ci si attivi per il discorso strada, che al momento è la cosa più pressante. Voglio dire, erano previste delle penali per le chiusure temporanee per i lavori, vorremmo che adesso il comune si facesse immediatamente parte attiva per rivendicare un risarcimento anche del danno che stiamo patendo in questi giorni, cioè oltre il danno che ci sarebbe stato prima, quindi soprattutto per la strada. Poi il resto anche va messo a posto, ci vorrà del tempo, dovremo capire come bisognerà fare e cosa, quali saranno le motivazioni, cioè le iniziative che dovranno prendere per mettere a posto tutto il disastro che c'è stato, insomma. Comunque grazie ancora a tutti quanti e una bella vittoria che proprio non ci si aspettava più. Vorrei invitarvi tutti a riprenderci questo luogo piantando le piante che abbiamo portato, sono naturalmente piante autoctone che quindi conoscono bene la loro terra. E facciamo questa cosa tutti insieme in maniera colorata e direi felice, no? Oggi è una bella giornata. Dove vuoi? Wow! E qua ecco. No, perché se no te può essere qualsiasi persona. Vai Giuliano, che la mandò di ragione. Sento solo un certo grafico, ma largo. Ma Giovanni che la mandò a Renzi, poi i rottamatori e i nazionali, no? Ma su Giovanni ne fa una ogni volta. Sa scaricare la sua, lui sì. Boh, far meglio della tua. Buona. Avanti. C'è solo un. Buona.